Accanto a me il senatore Bilardi, buonasera. Buonasera. Partecipe del convegno che si è appena concluso sulla presentazione del libro 'Ndrangheta. Prima si parlava che chi fa istituzione in trincea è sempre molto difficile, soprattutto quando deve evidenziare determinati valori e ideali quali la giustizia. Beh, qual è la difficoltà maggiore a fare questo? No, poc'anzi parlavamo proprio che il ruolo più difficile in politica, come in tutte le istituzioni, è quello di essere in trincea. Ma questo perché determina essere presente in tutte le situazioni, essere presente nelle situazioni più disparate, ovviamente, e fare subito delle riflessioni su quelle situazioni disparate stesse. Quindi questo vuol dire essere sicuramente fare esperienza, sicuramente essere dopo tanti anni uomini di grandissima esperienza e sicuramente sapersi rapportare a vari gradi, sapersi rapportare con i cittadini innanzitutto, che è il sale di ogni politica e di ogni istituzione. Viviamo un momento storico molto, molto particolare dove la Costituzione si sta scrivendo nuovamente, si sta scrivendo nuovamente, ci sono delle nuove leggi, insomma, delle diverse appunto, leggi che si introducono. Secondo lei qual è quella che rivoluzionerà tutto? Ma qui stiamo rivoluzionando tutto, non ce n'è una in particolare. Ovviamente la particolarità quella particolare è sulla riforma costituzionale, perché noi riscriviamo la Costituzione italiana. Ma questa è importante, così come sono tutte le altre cose importanti che stiamo facendo, tipo la riforma della giustizia, tipo la riforma della pubblica amministrazione, per esempio. Non c'è, come in tutte le ere, quando un'era cambia, ovviamente i momenti storici sono differenti. Noi ci troviamo in un momento storico dove c'è un cambio generazionale, ma un cambio anche di tutte le cose che sono state lasciate per 30 anni lì e che oggi è il momento proprio per cambiarle. Quindi è chiaro che la riforma della Costituzione, la riforma del Titolo V, è quella che avrà un risvolto particolarissimo per la nazione italiana e per i cittadini tutti. Rispetto a 30 anni fa, cosa è cambiato? Beh, io quando faccio delle riflessioni rispetto a 30 anni fa, io dico che è cambiato. È cambiato il mondo, è cambiato il modus vivendi, è cambiato il rapporto sia con le istituzioni e sia con i cittadini. È cambiato tutto, è cambiata la Chiesa, sono cambiate le religioni. Ovviamente c'è un adeguamento al periodo storico in cui viviamo. Questo non è una fase acuta, ma è un adeguamento che arriva dopo 30 anni, quindi è un adeguamento che noi non percepivamo, che lo percepiamo in maniera eclatante, in maniera esponenziale a distanza di 30 anni. Oggi ovviamente le nuove generazioni non percepiscono questo momento, lo stiamo percependo noi che siamo una o due generazioni più indietro. Le nuove generazioni non lo percepiscono perché le nuove generazioni troveranno le cose già fatte. Quando avranno 20 anni si ricorderanno sicuramente di quello che è successo oggi, ma si adegueranno al modus vivendi, che è il modus vivendi della nuova generazione, non è più il modus vivendi nostro. Questa accelerazione è tipica di questo tempo, cioè c'è un'accelerazione su tutto. Se lei sta notando, voglio dire, dalla pubblica amministrazione, dalla sanità, alla politica, c'è un'accelerazione esponenziale, accelerazione che 10 anni fa, 15 anni fa era impensabile. Oggi questa accelerazione è perché la base è quella che forma il movimento mediatico che poi ti porta a questo tipo di accelerazione, che oggi non lo percepiamo perché noi siamo uomini
di 15 anni fa, cioè di un'altra era storica, e quindi lo percepiamo come un fatto differente da quello che noi abbiamo vissuto prima, ma è chiaro che è un fatto differente perché siamo noi che ci dobbiamo adeguare a questo modus vivendi e non certamente la storia che si deve adeguare a noi. Ma i giovani adeguandosi a quello che sta succedendo non è un fattore a svantaggio di quello che è stato rispetto a 30 anni fa? No, i giovani non si stanno adeguando a quello che sta succedendo, i giovani vivono il loro momento storico e siamo noi che ci stiamo adeguando a questo momento storico. I giovani lo percepiscono come un momento loro, no? Cioè dalle piccole cose alle grandi cose loro vivono il momento. Cioè, discorsi, facciamo un esempio banale, voglio dire, no? Se una persona di 40 anni, di 50 anni, ovviamente non saprà utilizzare il telefonino, non saprà utilizzare l'informatica così come la utilizza un quindicenne, perché il quindicenne è vissuto in questa storia, gli altri si devono adeguare. Dunque il libro di Cosimo Spameni, di Francesca Parisi, risulta essere un ottimo mezzo di comunicazione. Sì, il libro è, diciamo che, memoria storica di alcuni soggetti che hanno fatto gavetta, che sono stati in trincea e quindi lo raccontano con la loro sensibilità, che è la sensibilità degli uomini che vivono in prima persona questi percorsi. E quindi è chiaro che in questo momento Noi lo ricorderemo come memoria storica di tutto quello che è successo in un tempo ormai remotissimo, e quindi questo è un'ottima informazione per le nuove generazioni, perché è dalla storia che poi si attinge veramente i percorsi come vanno a finire. La ringrazio e alla prossima. Prego, grazie a tutti.